Mi avevano detto che non sarebbe più stato possibile, che le scorte prima o poi sarebbero finite. E invece oggi mi ritrovo di nuovo qui a portarvi una fresca puntata di... Cos'è sta roba? Cos'è? Cos'è? Qualcuno è in grado di spiegarmi cos'è questo così in due parole? Non credo. Non credo. Need for drink. Io veramente non so che dire, cioè io in teoria nelle intro dovrei dire, non lo so, qualcosa di simpatico per iniziare. No, non mi viene niente, ragazzi, non mi viene assolutamente niente. Guardate voi stessi, ammirate questo boh. Boh. Warning, this game is an ass. Il bello che poi mi pento di giocarci, ma ormai è troppo tardi per tirarsi indietro. Cos'è sta scherma? Cos'è? Cerca. Oddio, multiplayer! È oddio, multiplayer. Un uomo, una donna liquore. Cos'è questo? Cos'è? Una donna liquore. Un uomo sibling rivalry. Io non capisco. Cioè, addirittura è un gioco multiplayer, ho capito bene. Ah, c'è anche il singolo. Facciamo prima il singolo. È tempo di. Cosa? Di ubriacarsi? È tempo di ubriacarsi. Mappa changing, American Dream House, The Russian Outback. Ok, mettiamo questo. Ho messo il tempo per ubriacarsi. 5 anni dopo. Ma 5 anni dopo cosa? Dopo sta bella grattata. Ci metti più tempo a caricare rispetto a Wolfenstein The New Colossus. Non è un buon segno. Ma al momento, quando è che finisci di caricarlo? Oh, ma io non lo so, c'è un... sto granello di merda! Che è? Che bella casa! Che bella casetta! Ma che è? Perché si crea sta... sto cerchio intorno all'erba, oddio, ma che è? Carina la piscina! Facciamoci un bagnetto tutti vestiti così. Burns, bella Burns, Burns. O almeno non salta come un ceppo, vedi? Le gambe si piegano almeno. Non posso dire la stessa cosa per il suono del salto. Allora, io non so neanche che devo fare. Tempo rimasto 2 minuti e mezzo. Che devo fare? Ma se non mi spieghi co che cosa devo fare, come faccio a farlo in tempo? Vabbè, entriamo nella casa. Qui c'è casino, eh. Oh, qualcuno ha gettato fuori la carta igienica. Non si fanno queste cose. Guarda che costa, eh. Chi è che ha acceso la musichetta? L'osso del cane. Cosa? Cosa? Ha mangiato l'osso per i cani! L'osso del piazza merda, ma ti sembra normale? Aspe ah, posso interagire. Spegniamo, vai. Sta già sulle palle. Confetto squallido. E se lo mangia. Oddio! Ha fatto... dove è meglio? Osso ammuffito. Ma che devo fare? Ah, mi devo ubriacare, forse. Ecco il whisky, così si fa. Quindi io sono un non si sa chi e mi devo ubriacare. Bel concept per un gioco, devo dire. Davvero, aspetta, io questa casa l'ho già vista da qualche parte. L'ho già vista questa casa da qualche parte. Sia i mobili che la struttura delle stanze. L'ho fatto in uno stealth horror oppure in un lecciume steam. Sì. Non troppo. Sì, è uguale! È la stessa casa! Sopra c'è la camera da letto, lo so già! Guarda, guarda! Sono cambiati i colori, ma è sempre quello! Vedi, vedi? Oddio! Proprio copia e incolla, l'asset rubato! Devo trovare le bottiglie, vedi? È quello l'obiettivo, bello, bellissimo! Ma che è? Non posso usare il bagno! Sono un fantasma, addirittura! Un altro whisky! Vai, 2 su 10, dai, dai! Mamma mia, proprio senza pudore, giocattolo per bambini. Oh, se lo mangia? Oh, si mangia il giocattolo? Questo mangia tutto, il tempo è finito. No. Dai, veloce, non perde tempo qua. Bene, il vino? Mi sa di sì. Tintura? No, la tintura no, eh. Cibo per gatti? No, grazie. Passo. Sì, ma che schifo di gioco. Alcol nascosto. Pizza non invitante. Un po' come questo gioco, insomma. Perché di certo sta roba invitante non è. Mi si sta sballando un po' la visuale.
Oh, ma si apre o no? Cioè, apro la cosa di schiena, possibile. Dai, forza. Madonna, che rutto stroncato. Nulla? Madonna, solo 6 su 10. Mi sa che devo andare fuori a cercare il resto, eh. Aspetta, veleno. No, veleno no, se no si perde. Cioè, pagare per qualcosa del genere è qualcosa che non comprendo. No, diluente non mi interessa. Fagioli, no, non c'è più niente, neanche un tavernello, niente. Manca poco. Cos'è? Sì! Mancano solo 3, dai, 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 qui c'è qualcosa per forza, dai. Vai! Room dei pirati, dai! Ah, mangia qualcosa prima di bere. Puttanaccia dell'Eva. Ah, era di me. Dai, 9! Ne manca uno solo. Cos'è, cos'è? No, assenzio fulminante, no. Dai, dai, cos'è? Acetone. Oddio! Ho vinto con l'acetone! Ce l'ho fatta! Dov'è il mio rimborso? Grazie. Gradirei un bel rimborso, perché questo gioco è una merda. Senza mezze misure, no, rifarlo non se ne parla nemmeno. Via, via, maestro proprio. Non mi rimane che provare la modalità multiplayer, perché questa roba è inguardabile così. 2 euro per questo, 2 euro per questa roba. In Corea nessuno ci sta giocando, che strano. Sorprendente. Un bel gioco come questo, non ci gioco né in India. Parte. Oddio, oddio, è partito bene. Miracolo, sono riuscito a trovare una partita multiplayer a questo abominio. Oh, ma 5 anni dopo, seriamente, eh? Oh, finalmente, ti immagini esce? Ecco, aspettando altri giocatori, secondo me esce. Ah no, è partito. Oddio, chi è? Ma chi è? Che devo fare? Che è? Ah, si è messo a bere, è una gara chi beve prima? Madonna, il ruttone. Non posso scrivere? Ma che devo fare? Io sono una donna, vedi? Che suono molesto è? Ma lo devo picchiare? Che devo fare? Ma mi sa che devo tipo levare le bevande. Sì, ma che gioco di merda. Ah, sì, devo spaccare le bottiglie prima che riesca a trovarle. Che puttanata. Io bevo quando voglio, hai capito? Non me ne frega un cazzo di quello che vuoi, moglie. Io bevo quando voglio. Dura giornata di lavoro, non capisci un cazzo. E se voglio bere, quale problema? Io voglio bere tutto, anche acetone, eh? Non me ne frega un cazzo, hai visto? Hai visto? Non me ne frega un cazzo, io bevo, e non trovo nulla io qua. No, non posso rompere, insomma sto perdendo tempo. Questo è un pro gamer di Need for Drink, si vede. Ha già fatto 7 su 8, gli manca uno, ha vinto. Un pro gamer, io sono un pro gamer di Need for Drink. Sono imbattibile. No! You sack of shit. Are you a pro gamer of Need for Drink? Sì, madonna, io, buono. Si impegnano su un gioco simile. Cioè, non è che dici, oh, è competitivo, StarCraft è competitivo, non so, Counter-Strike, anche se brutto, dici, no, no, è competitivo, Need for Drink, e io devo vincere, devo dimostrare la mia superiorità, proprio lì così, concentrato. Mamma mia, che tristezza. Mamma mia, dov'è che è arrivata l'umanità? No, sono io che... No. No, io bevo, hai capito? Io bevo quello che voglio... No, guarda, rompe tutto ora. Schifo. No, no. No, voglio bere, non impedire me le cose, eh. Io bevo veleno, io t'avverto, eh. Non mi... Maiale ubriaco, m'ha detto. Hai rovinato la mia vita. Non me ne frega un cazzo. Trovati qualcun altro. Mangio carta igienica. Mangia la carta igienica. Dov'è il bere? Dov'è il bere? Hai capito? Ho bevuto bottiglia intera di vino, eh?
Io mangio cibo per gas, Suso. Dai, dai. No! Io mi rifiuto pesce in bocca, va bene? Facciamo così. Dai, un stron cavolo! No! Come fa a trovare tutto? Ma come fa? Pro gamer, spacca tutto. Trovo solo da mangiare. No, non devi vincere. Veleno. No. No. Perché sta da me a rompermi le palle? No! No! Non spacca la bottiglia! Che cazzo? Dov'è la bottiglia? Non ce la fa trovare la roba, bene? Dai, forse. Chiamo la polizia! Dai, ma non c'è nulla! No. No, è casa mia, non puoi farlo. Volevi? Forse vinco. Mancano due, a lei una. Ma no! No! Troia di Dirtbag. Vabbè, insomma, avete capito com'è il gioco, insomma. Sì, è orribile, fa schifo. No, senti, Alt F4. Mi sa che il creatore di questo gioco ha preso spunto dalla sua vita sentimentale. Oh, spero di no, ma. Ma? Roba che ci giochi mezz'ora e poi va dritto nel secchio. Allora, vediamo un po'. Tungulus. Aspetta, ma. Tungulus. No, perché sono sicuro che qualcuno di voi starà dicendo: ma come Tungulus? È Tungulus. Tungulus, tungulus, tum, tum, tungulus, tungulus. Pom, pom, pom. E tungulus sarà un gioco brutto, non ci provare, lo sai che brezza. Aia. Volume un po' molesto, eh. Oddio, Game Guru! Creato con Game Guru! Oh mio Dio! Sarà qualcosa di tragico allora, vai. Se guardi un oggetto e noti un cerchio bianco al centro dello schermo, vuol dire che ci puoi interagire. Oddio, guarda che prodotto di culo! Mamma mia! Guarda, tutto lucido! Sembra fatto di pongo la porta! Si può aprire? No, non si può. È Rinzaronza, si può? No, non si può abbattere. Non posso saltare! Non posso nemmeno saltare! Chiuse. Estena. F per leggere la nota. Trova la chiave. Dovrebbe essere sopra questa nota. Apri la porta con la chiave nel corridoio e scendi giù. Lì prendi una scatola. Porta la scatola, anzi, riporta la scatola quassù, sopra questo tavolo. Poi entra nella stanza a destra. Lì ti potrai riposare. Andiamo direttamente. Ah, non si può. Non fare il furbo con me. Non ti conviene. Altrimenti. Tungulus, Tungulus, che gran bel gioco che è Tungulus. Bom 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 bom. Non vedo l'ora di finirlo in modo tale che poi vaffanculo, ciao. Fa paura, no? Mette tensione, no? È perché non funziona. No, non dirmi che è uno di quei giochi lì. Tutto, ma non uno di questi giochi. Mi hanno detto che quel tizio è uno youtuber russo. Non so se è vero, però Kuplin of Play si direbbe, insomma. Dai, Kuplinov, prova il mio ultimo gioco Tungulus, dedicato a te. C'è anche la tua faccia. Dai, che ho creato anche Dark Egypt e altre schifezze simili. Oddio, no. Dov'è la scatola? Eccola lì. Ho preso la scatola. Bene, perfetto. Fin qui ci siamo.
Io però farei una cosa, salverei la serie, guarda, rifare le cose non mi va. Eccoci qua. E si apre da sola per magia, eh. Bello il cappellino. E ora fine del gioco? No, dai, cioè inizia qui il gioco, immagino. Versa da bere e poi trova la porta aperta. Forza Zebe, trova la porta aperta, fai bravo. Questa è la porta aperta, eh. Prima era chiusa, quindi voglio dire. Ho vinto! Vai. Livello 2. Salviamo di nuovo. Tungulus, Tungulus. La maniglia in alto. Tungulus. Cioè, il manico sta sopra rispetto. Cioè, ma che. Assedio. Roba da Tungulus, Tungulus, Tung. Ricordati questo numero. 8149. Adesso non me lo scordo, no, perché l'ho scritto. Remember this number because you will have to open a box of crap. Chi? Dove? Quando? No, è soltanto un suono. Essor. Tungulus. Una porta senza maniglia è da Tungulus. Signor J, a tua richiesta ho dato le chiavi alla stanza soltanto ad alcune persone. Ma questo è il problema. In tre scatole c'erano dei dettagli su come creare dei grimaldelli che possono essere assemblati sulla tavola di lavoro, insomma. Fallo in fretta e non dire nulla a queste persone. Ma lasciami perdere. Ma che co... Chi che spara? Ho preso la scatola. Sì, ma non mi dire che devo craftare i grimaldelli perché mi ammazza veramente. Ma che ca... Not enough details. Mi sa che devo raccogliere, vedi, sì. Devo raccogliere le scatole e poi craftare il grimaldello per andare avanti. Bella roba, guarda, fa fatica pure a salire le scale. Ma che ha 90 anni? Tungulus! Tungu 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 tungulus! Tungulus, tungulus. Oh, forse ce la facciamo con tre scatole, forse, eh. Speriamo. Tungulus, tungulus. Dai, dai, sì, crafta, vai. Oddio, ha craftato la chiave del tonno, il solito coso, la solita chiave di tutti i giochi Game Guru, quella del tonno, tondeggiata sul manico. C'è da aprire quello, mi sa, eh. Eh sì. Tungulus, tungulus. Che è successo? Si è aperta la porta? Si è aperta la porta? Sì. Come ho fatto a indovinare? Forse perché è ovvio. Vai! Secondo livello completato, si va avanti. Tungulus, tungulus, tung 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 tungulus. Po-pom, pom, pom. Non vedo l'ora che finisca Tungulus. Perché questo gioco è molto brus. KDA, cos'è sto rigo? Insomma, tutto da interpretare. Io salverei di nuovo. It's all about the tungulus, tunghini, tungulus, tungulus, cos'è sta roba, tungulus? Aria santa! Ah, mi metto di peso a bestemmiare allora, visto che l'aria santa, cuore, heart. Potrebbe essere un indizio però, eh. Perché c'è scritto F per leggere la nota? Ma la leggo col culo? Cioè, mi inficco la nota, mi ci pulisco il culo, cioè, sono di spalle! Ah no, cioè, esce scritto ma ti devi girare. Omicidi devono essere compiuti nei punti indicati sulla mappa. È necessario attrarre i fanatici e spaventare tutti gli altri. Il signor J. Ma non si capisce nulla di quel che intendi, signor J. Perché insomma. Ho capito solo che devo ammazzare qualcuno. Avessi un'arma, volentieri. Tungulus, tungulus. Ok, me la smetto, dai. Prego, prego. No, per me può anche entrare, eh. Non fa le finte però, che a me le finte non piacciono. Nel workshop, insomma, io mi sono rotto di leggere queste cose senza senso, eh. Facciamo che d'ora in poi saltiamo perché veramente la voglia è finita. C'è Tungulus Tungulus, ma poi dopo basta, cioè non è più divertente. Aspetta, a me ho già visto questa.
Trappola da qualche parte. HJK. Ecco, se sbagli muori, c'è scritto, quindi H con K, Iota con Iota e K con H. Ok, ecco una grossa responsabilità. No! Fare HCK, non funziona nulla. Che devo fare qua? Che cacchio devo fare? Accidenta, kenguru. Funziona nulla. Cioè, non funziona letteralmente nulla qui. Ah, SDF CH H apparso un filo. Con H apparso un filo. Ma se lo ripremo non ha... Che devo fare? JKL? Sa che c'è una sequenza. Aspetta, stava scritto sulla mappa. Era quell'H cosa là. Com'era? Aspetta, ma è KH? JKHH? Se non sbaglio. JK? Ah, è fatto. Basta? Cioè, messa a metà già funziona. Io boh, non lo so. Non lo so, l'avrò fatta a caso. Cos'è che si è aperto questo? Qualcosa si è aperto, sentito suono. È qua, vai, si va avanti! Ma che cacchio statua è? Ma che è la statua di Mussolini? La statua di Mussolini? Il duce, oddio! Si è aperto! Ah, ecco, e adesso serve questo, giustamente. Allora, il codice, meno male che me lo sono segnato, altrimenti qui sarebbero state bestemmie proprio. 8. 149. Sì, meno male. Siete chiuso il duce, vai, bene. Scommetto che vi rendete conto che l'ordine è soltanto una copertura. E quindi stiamo sgonfiando i soldi dalle persone normali, ma è giustificato. Ok, ho capito tutto. Ciao. Aspetta, forse c'è un indizio. Ah, vedi, vedi? Sottolineato pure. Per aprire la porta, devi inserire il codice già fatto. Frega niente, mi ci pulisco il culo con questo foglio ormai. Dai, dai, Tungulus. Stiamo facendo passi da Tungulus, ragazzi. Davvero. Ok, qua niente, mi sa. Eh sì, finito anche sto livello, bene. Ancora niente nemici, solo qualche enigma così. Un altro livello fiero. Salviamo di ogni livello un salvataggio, per forza, se no sono cavoli amari. Cosa? Aiutami! Ma che voce ceppo! Oddio, è senza fava, po', ma chi è? Secondo me si è sfavato perché ha giocato a Tungulus, appunto. Wow, che è? Un omino bianco con una macchiolina. Io veramente non so cosa pensare proprio. Qua è chiuso. Sì. Sa che quel segnale, guarda, dalla serie non c'è. Vediamo cosa succede. You dead, non you're dead, you dead, you dead, you dead, you dead, you dead, my friend, I tell you, you dead. Il corridoio con le fiacche lungo il muro, arrivi lì, morto. Sono volato verso il cielo, guarda, ve lo faccio vedere, guarda. Tu entri, avanza. Ma che è successo? Sono riapparso qua, non mi posso muovere. Ragazzi, déjà vu. Déjà vu potente, eh! Un déjà vu che... Solo che non è déjà vu, perché sta cosa è realmente accaduta prima d'ora! È realmente accaduta! I giochi Kenguru o sono tutti uguali, gli stessi difetti. Mori, rinasci, però non ti puoi muovere, quindi devi per forza comunque caricare. Avvicinati alla porta, accendi la corrente, avvicinati alla porta, aspetta. La seconda porta è sempre aperta. Non si capisce proprio. Mi passi un paio di mutande, per favore. Non vorrei che la gente notasse che sono sprovvisto di fava. Non per altro, Was. Cos'è qui? Ah, una leva. Si sarà aperta la porta. I livelli di Tungulus sono molto brevi e piccoli, devo dire. Non si è aperto. Che è successo? Ti sono aperto. Tungulus, non c'è più.
Io abbi pazienza, mi sono andato a vestire, eh? Sono mica presentabile. Non c'è nulla di più terribile di un gruppo di persone arrabbiate che tenta di ammazzarti. Recupererò la droga e fuggirò lungo l'anomalia. Poi c'è uno scarabocchio con scritto bugia con la freccina. Ho capito tutto, guarda, ho capito ogni cosa. Controlla la condizione dell'anomalia nel terminale. L'anomalia è abilitata. Recupera l'anomalia da dove? Dal culo di Geppetto, dove? Cioè, la cosa, poi siccome è tradotto male, non capisci nulla. Chi che scorreggia? Cos'è il vino? Non so manco che fare. Mamma mia, tristezza a palate. Ah, è questo, sì. E si è bloccato. Oddio, che è successo? Oddio, mi sono drogato. E ora? L'anomalia è stata disattivata. Ah, mi sa che devo passare dove prima si moriva. È l'unica, non so che fare. Corri. Vedi, vedi? Indovinato. No, chi c'è? Chi c'è? No! Grimsby, chiudi la porta. Non si chiude. Ma che è? È sparito. Qualunque cosa... Ma che? Oh, oh, non ci prova nemmeno. Non ci pensa nemmeno. Mi sa che abbiamo finito. Eh sì, proprio come immaginavo. Finito anche questo livello. E poi, e ora? Eh? Oddio! Oddio! Non ci voglio credere! Non ci voglio proprio credere, ma invece mi toccherà credere, perché è così, il gioco è finito, è realmente finito. Avete letto ciò che stava scritto? Game completed. Grazie dei tuoi 2 euro. Mamma mia. Via, via, vai, vattene, proprio scompari. Ma cos'era? Cos'era? Io veramente non ho parole. Cioè tu pensi, vabbè, brutto, sì, però magari va avanti, finisce e poi finisce. Dura pochissimo e fa schifo e non contiene nulla. Tungulus, tungulus, breve e brutto tungo tungulus. Bom 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 bom. Guarda, registrando questi video è difficile rimanere di buon umore, ma sta di fatto che il prossimo gioco è Lone Leader. Visto che costa 1 euro sarà sicuramente bello, no? Potrà mai essere più brutto di Tungulus? Di Bobo, un altro gioco Game Guru con lo sfondo predefinito che tutti quanti conoscono bene. Ancora, non ci voglio credere, come fate? Io sembro proprio una calamita per questi giochi. Ma devono essere ovunque questi giochi, è l'unica spiegazione. Non era modo di dire, sarà davvero peggio di Tungulus, ti immagini? Ti immagini? Oddio, qua quanto ci mette a caricare, oddio. Manco fosse, guarda, GTA 5 multiplayer, guarda. C'è già questo. C'è già anche solo questo, voglio dire. Nice. Preso la chiave. Ecco la solita porta che si stira quando si apre. Ma è lo stesso posto di The Last Patient, un altro gioco Game Guru. Ma è uguale, 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 non è... qua, bello, eh? Spostato male il terreno. Cioè, devi pagare per un gioco del genere. Oddio. Lone Leader. La porta è chiusa, oh. La chiave tanto ce l'ho presa prima. Era nascosta bene la chiave, ragazzi, non trovate? Benissimo. E ora siamo all'aperto, è scuro sto gioco, non so quanto si vedrà dal video, ma mi sa poco. Io non vedo quasi niente. Cosa? Cosa? Low FPS detected? Vuoi migliorare la performance? No! Cioè, oddio, low FPS su un gioco del genere con la 1080 e l'i7 di ultima generazione? E tu mi dici low FPS detected? Ma io ti strappo la fava e me lo metto in testa.
Io non lo so, mi mancano le parole. Invece la monnezza, ma la pena visibile dal buio che c'è. Ecco, no, mi butto fuori mappa, non si può? Strano. Ah sì, invece, sono andato fuori mappa, guarda, là. Che cazzo? Cos'è questo? Le lucciole? Cosa so? Cos'è? Non si vede quasi niente dal buio. Cioè, dal video sarà tipo nero tutto, mi sa, ma non si vede nulla. Ma c'è qualcosa a cui sparare almeno? Niente, segui le lucciole. Ma si vede poco niente. Spero di alzare la luminosità sul mio programma di registrazione, ma perché sennò qua veramente. Ok, abbiamo alzato il livello di gamma, di brutto. Cioè, tant'è vero che su OBS vedo chiaro e qui proprio nel gioco vero e proprio non vedo niente, quindi guardo dal lato quando gioco. Faccio prima, vedo di più. Guardo il secondo schermo, gioco di merda. Ma ti rendi conto dov'è che siamo arrivati? Ma io veramente. Un edificio che normalmente si vedrebbe poco o niente, ma oh, qui lo vedo bene perché ho il livello di gamma alzato, vedi? Oddio! Chi è? Oddio, è Adolf Hitler! Adolf Hitler? Hitler? Ti levi di torno? No, aspetta, Joseph Goebbels, aspetta, non c'ha il baffetto, sbaglio. Vabbè, senti, levati dalle palle. Ma almeno a morire, la cortesia di morire me la fai? Niente, non vuoi morire. Tutte le munizioni per uno zombie che non muore. Oh, non muore. Qua, vita. Qua, cazzo di nulla. Qua, vita, ma dai munizioni per sparare. Sparito, dove è andato? Devo fare qualcosa qua o no? Paura di no, eh. È sparito. La monnezza fermentata sotto. Il sole non c'è. La luna. Ruspa. Merda, in Sicilia abbiamo vinto noi, eri Berlusconi un'altra volta, perché in realtà io uguale Berlusconi, anzi entra, no? Mamma mia, che palle di gioco, mi sa che devo andare avanti di qua, devo seguire le lucciole, l'unica. Seguiamo le lucciole, ragazzi, facciamo così. Ecco la chiave, madonna la chiave. Sì, ma col buio così mi spieghi dov'è che dovrei trovare una chiave? Cioè, forse qua, boh, proviamo qui. Quasi quasi prova a barare, prova a uscire fuori mappa, ti immagini? Si può? E allora te lo butto nel culo, volentieri. Fammi tornare indietro, va. Lone Führer dovrebbero chiamarlo il gioco. No, è antifregarella, vedi? È antifregarella. L'immortacci sua, no, oddio, oddio, proprio la soluzione al fottuto problema, avete visto? Pensavi di essere d'impedimento al grandissimo Zeb 89? Salva, va. Andiamo avanti, secondo me manca anche poco alla fine, tanto ormai sti giochi di merda non mi lascio più sorprendere. Io devo imparare a non sorprendermi perché non devo essere sorpreso dalla merda che sta. Non c'è una chiave del tonno qui, no? Possibile. Cioè tu ti sei preso la briga di inserire un coso senza chiave del tonno sopra? Non ci credo. Non ci credo, invece sì, invece sì. Qua c'è stato un razzo grinzosi! Andiamo un altro po' avanti allora! La musica, il fuochierello. Ma datti fuoco, ma datti fuoco. Il problema è che non mi posso dare fuoco. E me la voli, me la voli, me la voli, me la voli. Chiave tonno? Niente. I razzisti stanno in un'altra piazza. Andiamo qua. Arunzi dunzi, eh. Il mio amico Petrakov, dormiamo qui tutta la sera. Io ho un problema, eh? Cosa vuoi da me? Io non ci sono lì. Monnezza, qui si sale anche. Ma serio? Madonna. Ma chi ti vuole?
Ma chi ci tiene? Ma chi ti regge? Chi lo vuole? Chi ne frega? Ah, ma c'è anche... c'è la torcia, e dimmelo domani, e dimmelo domani l'altro. Brutto signore, oh. Che ne so io, è ormai... qua? Che cosa mi racconti? Hans? Eh sì, mi sa che dobbiamo andare di qua. Qui c'è un problemino. C'è l'albero che entra in casa, proprio perfora le mura della casa. Vai. Ah, meno male che la chiave era proprio lì davanti al... ma non posso sparare, non ho le munizioni. Sì, ma non è mica giusto. I nazisti. Ciao, ciao. Qua? Ma non è giusto. Non è giusto. C'ho manco le munizioni, Se con tutto un caricatore non ti basta per ammazzarne uno e poi non trovi altri colpi. Ha senso, no? Ha molto senso. E io ce la faccio più, Io veramente ho le palle a San Piero in questo momento. Sto per fare Alt F4, veramente non mi va. Ma chi me lo fa fare? Cos'è? Oh, non ci sono le munizioni. Cioè, non vuole proprio... Oddio. Oddio, trapassando il coso tutto. Io non lo so. Lascio tutto alle spalle. Io me ne vado. Ciao, ciao. Ah sì, Lo dici? Non sai con chi hai a che fare. Non sai con chi hai a che fare. Non sai con chi hai a che fare. E ora? Ma che cazzo? Oddio, che texture è? Che texture è? Ma che è sto UV mapping? Che grullo! È una statua. La statua di Unga Bunga Kotunga. È di qua che devo andare, fammi capire. Ma il problema dei giochi Game Guru è che puoi andare ovunque, quindi... Ah, c'è la chiave, meno male che l'ho vista. Dicevo, il problema dei giochi Game Guru è che non sai dove dovresti andare, perché appunto puoi andare ovunque, incluso fuori mappa, quindi c'è proprio... è tutto da interpretare. Cioè io volendo potrei andare laggiù e buttarmi di sotto, cioè, giusto per dire. Cioè, ormai sapete come vanno le cose qua, con il nostro carissimo Game Guru, la fabbrica del cioccolato per eccellenza. Non mi sa che devo seguire le lucciole, queste cose. Ma che c'è qui? Oddio. Un parcheggio multipiano. Senza neanche un'auto però, Uno spiano gigante senza nulla. No, qualcosa c'è, un pezzo di muro. Ok. Tostira. E qua invece? Boh, io guarda, non ho parole. Oddio! Oddio, è lui! È il boss di coso del gioco brutto lì con la motosega, che nell'altro gioco Game Guru aveva la motosega, mi pare. Insans, ecco come si chiamava il gioco, lo stesso omino di Insans. È lo stesso gargoyle da... dove sbaglio? Oh mio Dio! Oddio, questi fuochi sono degni di Shadow Warrior 1. Un foglio che non posso manco leggere. Vabbè, che è bianco, il foglio, però... Ma io perché sono arrivato qui? Posso aprire sta porta? Destra o sinistra? Vabbè, andiamo qua. Ah, la stessa stanza, ok. Falsa allarme. Pensavo di poter scegliere tra i due. Invece no. Poi io guarda. E ora? E ora? E ora? Ma cioè... E ora cosa succede? Ma che cazzo, cioè, arrivi in fondo e non c'è nulla, nulla, come se il creatore si fosse scocciato dalla serie, vabbè, mi sono scocciato, salva con nome e vendi su Steam, vado, oddio, è finito il mondo, è finito, muro invisibile, guarda, guarda, c'è il bordo, sembra un codice a barre, guarda, non puoi, almeno non ti puoi buttare di sotto, ma almeno quello. Non è che sto sbagliando qualcosa io, non è che forse dovevo andare da qualche altra parte, può essere. C'è la luna schiacciata! Come ciliegina sulla torta di sterco che l'è sto gioco. Ma tra Tungurus e Lone Leader, secondo voi chi vince? Non lo so, Ma qui ha fatto bene, è troppo ripido. Ma qui ha aperto proprio, cioè, ma che cazzo? Cos'è sto posto? Cos'è? Ma io me la... Non ha proprio senso. Ma sta, oddio, svolazza. Manco a piazza un focherello.
Cioè, ha cliccato male qua, vola. No, ma mi sa che si è veramente rotto le palle a un certo punto, perché non sembra esserci altro. Arinzaruzza? Qua? Sa che non dovrei essere qui, del tipo. Senti, ammazzami. Sembra tipo un balletto moderno. Cioè, io potrei andare in bagno e tornare e starebbe ancora qui a darmi le manate. Senti, levati dalle palle. Non si può fare Alt F4. Serio? Non risponde. Allora, ciao! Let's get some pussy tonight!